Ciao a tutti e benvenuti alla lezione numero 292. L'idea dell'esercizio di oggi è la seguente. È certo che tutto avrà un esito felice. Le promesse di Dio non fanno eccezioni ed egli garantisce che soltanto la gioia può essere l'esito finale per ogni cosa, ma dipende da noi quando questo verrà raggiunto, fino a quando permetteremo che una volontà estranea sembri opporsi alla sua. E finché crederemo che questa volontà sia reale, non troveremo la conclusione che egli ha stabilito come esito di tutti i problemi che percepiamo, di tutte le traversie che vediamo e di ogni situazione che incontriamo. Tuttavia, alla fine è certa, giacché la volontà di Dio è fatta in cielo ed è intera. Cercheremo e troveremo secondo la sua volontà, che garantisce che la nostra volontà sia fatta. Questo esercizio finisce con una piccola preghiera che dice così: Ti ringraziamo, Padre, per la tua garanzia che alla fine ci saranno solo esiti felici. Aiutaci a non interferire, quindi a non ritardare gli esiti felici che tu ci hai promesso per ogni problema che possiamo percepire, per ogni traversia che ancora pensiamo di dover incontrare. E quindi l'idea di oggi è certo che tutto avrà un esito felice, perché questa illusione sicuramente avrà fine finché non ci renderemo conto che è solo un'illusione. L'ego non è altro che un'attività mentale di una parte della nostra mente, un catalizzatore che ci deve, come dire, aiutare a imparare alcune lezioni. E il nostro dovere è quello di trascendere il corpo e arrivare al cielo. Al cielo significa andare oltre, come dire, quello che i nostri occhi umani vedono. È quello di trascendere il corpo e di capire veramente chi siamo e di ascoltare la voce che c'è dentro di noi, quella voce giusta. Certo che tutto avrà un esito felice. Io mi fermo qui, vi ricordo di dare il tempo che volete a quest'idea dell'esercizio di oggi, che appunto dice certo che tutto avrà un esito felice. Io mi fermo qui, vi auguro una bellissima giornata e vi aspetto domani con la prossima lezione. Ciao a tutti!